La chiesa dei Santi Nazaro e Celso, inondata di luce, in cui entra tra due ali di fedeli l'arcivescovo con oltre 20 sacerdoti, è l'immagine simbolica e chiarissima del significato di una visita attesa da tutta la comunità di Verano Brianza. Quella che, già in festa per la tradizionale data del 15 settembre, festa della Vergine Addolorata, vede nel 70° anniversario esatto della consacrazione della Chiesa il valore aggiunto della presenza dell'arcivescovo, che presiede l'Eucarestia, concelebrata dai preti nativi di Verano e dai presbiteri che qui hanno svolto parte del loro ministero. In prima fila siedono il sindaco e le autorità civili e militari. Del popolo di Dio convocato e della sua gioia parla il parroco Don Giovanni Rigamonti, rivolto al cardinale, il quale in apertura della messa si porta al fonte battesimale e poi, benedicendo i presenti, torna in altare maggiore. Ricorda a scuola i predecessori, il cardinal Schuster, che nel 1937 pose la prima pietra e il 15 settembre 1946 consacrò San Nazaro e Celso, e il cardinal Martini, che nello stesso giorno del 1996 consacrò l'altare, inaugurando il presbiterio. E poiché quando viene letta la parola di Dio, come dice il Concilio, è Gesù stesso che ci parla, l'auspicio espresso dal cardinale è quello di un ascolto attento e fecondante per imparare a dare del tu a Gesù. Il riferimento al Vangelo di Luca, appena proclamato con l'episodio di Zaccheo. Zaccheo scese in fretta e accolse il Signore pieno di gioia. Non possiamo non domandare anche noi questa fretta. Questo lo ripete a ciascuno di noi stasera. Vien giù dalla tua lontananza, lo dico a me, vien giù dalla tua distrazione, vien giù dal tuo oblio di Dio. Se convertirsi vuol dire lasciarsi spezzare il cuore, il fondamento di tutto può essere solo Gesù Cristo. Questo è il punto che deve alimentare la speranza e il cammino cristiano in questa epoca di cambiamento radicale, in questo cambiamento d'epoca, come ama dire il Papa. Il nostro non è un'epoca, la nostra non è un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento d'epoca. Allora qui bisogna realmente che noi riconosciamo che al fondo della nostra persona siamo le pietre vive, siamo il tempio vivo. La parola Chiesa significa anzitutto essere convocati dalle nostre case per esprimere la gratitudine dell'appartenere a Gesù e alla Santa Chiesa di Dio. Ebbene, in questa epoca noi dobbiamo continuamente guardare il volto di Gesù, dobbiamo lasciarci assimilare a Lui, dobbiamo, come stiamo cercando faticosamente o meno di fare, dobbiamo approfondire la mentalità, il pensiero di Cristo, e avere gli stessi sentimenti di Cristo, come abbiamo scritto nella lettera pastorale. Invece il nostro rischio, subendo la mentalità dominante, è di essere fedeli e convinti, come vedo questa assemblea questa sera nella celebrazione eucaristica, ma poi quando lasciamo il tempio fatto di mura e di mattoni, è come se ce ne dimenticassimo. E così, come diceva fin dal 34 il Beato Paolo VI, lentamente disincarniamo il cristianesimo e si scava un fossato tra la fede e la vita. Invece, vivendo secondo il pensiero di Cristo, affrontiamo ogni circostanza, bella e dolorosa. Dobbiamo continuamente aiutarci ad affrontare la realtà, tutta la realtà, bella o brutta che sia, che ci piaccia o che non ci piaccia, tutte le circostanze che siano favorevoli o sfavorevoli, tutti i rapporti dobbiamo affrontarli con la mentalità di Gesù. Apriamo le nostre case per questo a altre due o tre famiglie e conversiamo insieme. Assumiamo, come Don Giovanni ha detto, la responsabilità di realizzare comunione effettiva tra noi cristiani e con le debite distinzioni amicizia civica profonda nella nostra realtà, anche se esistono visioni diverse del mondo, dobbiamo vivere insieme, quindi dobbiamo tentare sempre un confronto nell'identità dinamica, nella chiarezza,
nella testimonianza personale e pubblica. Il pensiero va alla Vergine. Guardiamo a Maria sempre. Alla fine ancora qualche raccomandazione. Sono contento per tutti i gruppi e le associazioni che esistono. Nella nostra diocesi in Italia ci sono moltissime realtà di questo tipo. Speriamo che i politici se ne rendano conto, perché la rinascita anche politica del Paese, di cui abbiamo tanto bisogno, non può essere in un colloquio tra il governo e il singolo cittadino, ma deve essere attraverso le comunità che trasversalmente consentono al Paese, alla città, una vita più degna e più adeguata.